Cari ragazzi, la via della povertà non è un sentiero superato per la missione che ci è stata affidata. I potenti, i superbi di cuore e i ricchi che non sanno condividere ci sono ancora oggi, così come ancora oggi c'è gente che vive anche col meno del necessario. Ricordatevi che essere missionari, la gioia nel tempo, significa rendere testimonianza della grande attualità delle beatitudini proclamate da Cristo. E per fare questo è necessario compiere gesti di carità, perché Dio è carità. In che modo? Facendo nostre le gioie e le speranze, le sofferenze e le tristezze degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di quanti sono nell'afflizione con la solidarietà di sentimenti, di servizio e di spirito. Mi ricordo che all'inizio della malattia, quando già faticavo a camminare, ho vissuto una bella esperienza al riguardo. C'era al mio paese un certo padre Avidano, sacerdote di San Vincenzo, che aveva iniziato una missione ma non aveva soldi, povero uomo, perché era sempre stato nei luoghi più poveri del mondo. Una domenica dopo la messa mi dice: va sulla porta della chiesa, ti do il cinesino, un bussolotto di legno con un cinesino sopra che se mettevano un soldo dentro faceva l'inchino. E sapete perché io? Perché se vai tu, dice il padre, ti danno più soldi, se mandi invece uno qualunque, gli danno niente. I miei amici mi deridevano un po', invece io ero contento e beato, perché potevo dare il mio aiuto ad un'opera bella che stava prendendo vita. E così tutte le domeniche, tutte le messe, dalla prima all'ultima, quando vedevo che stava per finire la messa, prendevo il mio cinesino da una parte e con l'altra mi sforzavo di camminare soltanto con una stampella e arrivavo alla porta della chiesa a raccogliere i fondi per aiutare persone più povere di me. È così che ho compreso che le beatitudini non sono un'utopia, ma una realtà di conquista per godere e propagare la libertà dei figli di Dio. Le beatitudini indicano oggi la via maestra per tutte quelle persone che hanno capito che lo scopo della loro vita non è vivere comodamente, sforzandosi di ammucchiare ricchezze. Anche noi allora possiamo e dobbiamo percorrere questa via, aprendoci con amore alle necessità di chi accanto a noi si trova in difficoltà. E tutto questo con gioia, poveri e semplici, ma sempre luminosi. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parla nella sofferenza e dalla carità rinasce la serenità, trasformando nell'amore il mistero del dolore che non ci fermerà. Noi possiamo fare luce insieme con Maria, ridisegnare questa via.